Questo flusso giallognolo non si ferma mai, è ininterrotto, 365 giorni l'anno. Sono queste alcune delle immagini andate in onda lunedì sera sulla 7, dove è stato trasmesso il documentario Italian Offshore, che ha mostrato in esclusiva lo sversamento di acque industriali nel mare antistante Fano. L'inchiesta, curata da Marcello Brecciaroli, Emanuele Bonaccorsi e Salvatore Altiero, oltre a mostrare lo scarico inquinante in mare della piattaforma Besil dell'ENI, ha sollevato perplessità e preoccupazioni, non solo da parte del sindaco, che ha subito inviato una lettera al Ministro dell'Ambiente, ma anche dei cittadini e degli operatori turistici e balneari. Nel momento in cui testate nazionali importanti parlano di sversamenti di petrolio nel nostro mare, la preoccupazione è fortissima. Questo è un danno d'immagine gravissimo, che però non è causato da ciò che è accaduto, è causato dal fatto che i giornali in questi giorni parlano tantissimo di queste cose, perché c'è un referendum domenica, su quali io ovviamente non entro nel merito, e quindi stanno creando un danno d'immagine per motivi di carattere politico, e noi questa cosa la respingiamo nel modo più assoluto, e sarei del parere che tutte le associazioni del comparto turistico insieme prendano posizione su quello che sta avvenendo.